Mestre FC Arzignano Valcampo 4-0, risultato finale. Mister, a te la parola. Allora, una sconfitta che brucia, una brutta sconfitta. Siamo dispiaciuti, io in primis. Responsabilità sono mie innanzitutto, però i ragazzi non hanno fatto una buona prestazione, si è visto, però penso che sia una sconfitta salutare, non è mai bello, però non potevamo pensare di vincerle tutte o di non perdere neanche una partita. È arrivata e dobbiamo imparare dagli errori fatti e rimetterci a lavorare come abbiamo sempre fatto, come abbiamo lavorato anche questa settimana, perché non posso rimproverare niente ai ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento durante la settimana. Abbiamo sbagliato oggi e rimediamo la prossima, sicuro. Oggi non abbiamo visto l'Arzignano delle ultime 6 partite. Secondo te, mister, cosa è mancato e cosa bisogna ritrovare da domani, da martedì, la ripresa degli allenamenti? Ma è mancato tanto, un po' tutto. Diciamo che oggi quello che potevamo sbagliare l'abbiamo sbagliato, perché quando sbagli anche 2 rigori e tante letture, dopo è sinonimo proprio della giornata storta. Abbiamo trovato la giornata storta, doveva arrivare prima o poi, è arrivata oggi. Ma c'è solo da continuare a lavorare come hanno lavorato finora i ragazzi. Non è che la settimana è stata fatta peggio di altre, anzi, ci siamo arrivati bene, abbiamo sbagliato, capita a tutti di sbagliare una partita. L'importante è capire gli errori che abbiamo fatto. Non eravamo dei fenomeni prima, adesso siamo sempre gli stessi, quindi lavoriamo, c'è solo da lavorare, riprendere martedì con massimo entusiasmo, con la voglia di preparare bene le prossime partite. Si riparte anche velocemente, perché la prima partita è mercoledì, i 32esimi di Coppa. Sì, ci concentriamo subito sulla partita di Coppa, meglio così c'è anche meno tempo per stare lì a logorarci il cervello. C'è da giocare, c'è da rimettere la voglia, la passione, l'intensità, lo spirito e sacrificio che ci abbiamo sempre messo, cercando di curare di più certi aspetti. Noi sapremo quali con i ragazzi andremo a valutare, ma con la massima serenità e con la massima fiducia in tutti quanti. Grazie, mister. Grazie a te.